Eccomi, eccomi, eccomi! Buonasera amici e amiche rossoneri, ragazzuoli, ragazzuole belle. Buona serata di questo lunedì 7 ottobre, tristissimo, ore 19.07, ore 7:07 della sera. E buon martedì 8 ottobre 2024. Ma che buon lunedì, ma che buon lunedì, che buon lunedì sera. Un disastro su tutti i fronti. Ma che buon martedì, ma che cavolo sto dicendo? La solita tirintera che dico sempre per educazione, per salutarvi, che sia chiaro. Però non è buono, non è buono una mazza. Non è buono una mazza, vi dovete solo vergognare. Ibrahimovic, Furlani, Moncada, D'Ottavio, Jerry Cardinale, voi vi dovete solo vergognare. Vergognare. Avevamo a un passo da noi la possibilità di prendere Antonio Conte, vergognatevi. E adesso questo qua porterà al Napoli il quarto scudetto. Vi dovete vergognare, vi dovete solo vergognare. Ibrahimovic, tu dal Milan te ne devi andare fuori dalle palle. Tu, Furlani, devi essere licenziato da Elliot, dovete essere tutti licenziati. Siete un disastro. Gente normale come me, come noi, siamo più bravi di voi. Punto. Questo è. Io non avrei mai avuto dubbi di prendere Antonio Conte. Ho fatto un'estate intera, 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi interi a parlare di lui. Voi ve ne siete sbattuti le palle perché pensate di essere degli dei della finanza, gli dei del calcio. Ibrahimovic che si crede un dio, non sei nessuno, non sei nessun dio. Sei stato un gran calciatore e stop, come dirigente disastro. Furlani, ma tu chi cavolo sei? Sei uno che arriva dalla finanza, laureato in Bocconi, master, questo, quello, quell'altro. E poi di che cosa sai? Tu che non vuoi uno come Antonio Conte, vergogna. Tu, Moncada, che cacchio sei lì a fare? Cosa sei lì a fare tu? A non volere uno come Antonio Conte? Vergogna. D'Ottavio, a te non ti calcolo neanche. E lei, Jerry Cardinale, ma lei cosa ne sa di calcio? Lei di calcio non sa una mazza. Questa è la verità. E adesso andiamo a leggere quello che questo disastro di allenatore Paolo Fonseca ha detto ieri sera dopo la partita in conferenza stampa. Un'altra pagina vergognosa di un allenatore che pur di non fare lui una figura di merda sputtana i suoi giocatori. Pensate questo qua. Lo sanno tutti, lo sanno anche le pietre, che qualsiasi allenatore deve difendere nel bene e nel male i giocatori, questo di sputtana. E adesso vi leggo le sue dichiarazioni. Qui è praticamente talmente incazzato nello stampare che qui stavo già stracciando il foglio. Madonna Fonseca, ti devi vergognare, te ne devi andare dal mio, devi rassegnare di dimissione. E tu vedi Ibrahimovic, tu vedi Furlani di licenziare durante la pausa qua della nazionale questo qua, perché questo qua non deve rimanere. L'avete visto, il protagonista del video è Sarri, perché oggi è circolata insistentemente questa voce che Maurizio Sarri è stato bloccato dal Milan, ma vorrei vedere che questo qua non viene bloccato dal Milan, sennò vi dovreste vergognare. Maurizio Sarri tutta la vita. Ok, non viene Allegri perché Allegri non convince. Per il suo modo di far giocare la squadra, per il suo stipendio altissimo, va bene. Ma Maurizio Sarri è un grande, un vincente, punto a capo. Un vero cuore rossonero, vecchio cuore rossonero, Maurizio Sarri. Perché lo sanno anche le pietre che Maurizio Sarri è milanista. E che Maurizio Sarri aveva già detto quest'estate che i giocatori che al Milan sono perfetti per il suo gioco. Vergogna. Il derby cosa ha fatto il derby, la vittoria? Cosa ha fatto la vittoria del Toro? La vittoria del derby contro l'Inter? Solo rimandare il problema. Questo ci ha dato. Basta. Ma pensa a te questi qua. Potevamo prendere Antonio Conte, ma vi dovreste vergognare e guardare il Napoli stravince. E vi dico di più, e se il Napoli ci batte, noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo essere tristi. No, dobbiamo solo applaudire Antonio Conte se il Napoli ci batte. Se però arriva già Maurizio Sarri contro il Napoli, allora tiferemo ovviamente per Maurizio Sarri, perché Maurizio Sarri è uno che sa di calcio, è uno che sa come far giocare una squadra di calcio. Con Fonseca non c'è nessun tipo di sapere di calcio, nessun carisma. E poi Teo Hernandez, che ti fai dare pure il rosso a fine partita. Adesso Teo Hernandez salta delle partite perché sicuramente ha detto qualcosa di pesante all'arbitro Pairetto. E poi forse dobbiamo pregare che giochi contro il Napoli, attenzione. Fonseca in conferenza stampa dopo la partita, che lui dice che è incazzato. Ma stai zitto, Fonseca, devi stare zitto, lo spogliatoio non è più con te, vergogna. Non mi piace, dice Fonseca, dichiarato in conferenza stampa dopo la partita, parlare dell'arbitraggio, ma questo non è calcio. Il calcio è fatto di contatti e un tocco non può essere sufficiente per dare un rigore. Basta un semplice tocco, l'abbiamo visto anche in questo fine settimana. E poi diventiamo tutti nervosi e diventa un problema. Questo è calcio, non il circo. E non parlo solo del rigore dato contro, ma anche quelli dati a noi.
Quanti rigori vediamo in Serie A? Non deve succedere mai più. L'ho detto ai giocatori, sono incazzato. Il tiratore è Pulisic. Perché Sarri ieri, invece di difendere la sua squadra, cioè scusate, Fonseca, invece di difendere la sua squadra, cosa ha fatto? Ha fatto un'altra cazzata madornale. Cosa ha fatto lui? Lui si mette a fare la polemica contro i nostri giocatori, del fatto che lui non ha mai detto che il rigorista principale, primo, è Theo Hernandez, poi c'è Abraham e poi tutti gli altri. Lui praticamente dice il tiratore prescelto, il primo, è Pulisic. Praticamente l'allenatore si sta lavando le mani come Ponzio Pilato, se ne sta fregando, sta scaricando sulla nostra squadra i problemi, lui ne vuole uscire pulito per trovare un altro posto di lavoro dopo. Questa è la verità, quella che sto dicendo io. Vergognati, ti devi vergognare. E vergogna peggio a Ibrahimovic e a Furlani se tengono questo allenatore. Ma vi dovreste sotterrare dalla vergogna, 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 vergogna. Non avete portato Antonio Conte, vi dovreste solo vergognare, vergogna, vergogna. Cardinale, questo qui cosa vi devo dire? Non vi dico niente, questo qua non sa neanche cos'è la palla di calcio, dai, parliamoci chiaro. Allora, oggi è circolata insistentemente questa notizia che praticamente Maurizio Sarri potrebbe essere già stato bloccato dal Milan, perché il Milan vorrebbe bloccare qualsiasi eventuale, diciamo, sembra, questa, io vi dico la verità, io ho mosso chi dovevo muovere, nessuno mi ha smentito questa voce che è corsa oggi, che Maurizio Sarri è stato bloccato dal Milan, non è stata smentita. Molto probabilmente se questi si sono svegliati, Ibrahimovic e Furlani, hanno capito che la situazione ormai è irrimediabile e solo uno come Sarri, che conosce calcio, può veramente aiutarci. Praticamente, ragazzi, secondo il giornalista poi Ilario Di Giovanbattista, il club rossonero avrebbe già bloccato il tecnico toscano, perché la notizia arriva esattamente da questo giornalista. Lo ripeto, il giornalista che ha rivelato questa notizia, c'è una fonte, è lui. Io però ho chiesto la mia fonte, ho fatto un'indagine nel limite delle mie possibilità che oggi potevo, perché oggi ho avuto un'altra giornata campale, lasciamo perdere, però non mi è stata smentita questa voce, cioè non c'è un'altra voce o dei ragionamenti o delle persone che dicano no, non è vero, è tutta una palla. Perché la fonte, lo ripeto, è Ilario Di Giovanbattista, giornalista. Il club rossonero avrebbe già bloccato il tecnico toscano. Il derby ha salvato la panchina di Fonseca, ma la sconfitta di Firenze rimette tutto in discussione, dice a Radio Radio questo giornalista. Ragazzi, cosa volete che vi dica? Nel senso, il video finisce qua, noi dobbiamo solo pregare che arrivi Maurizio Sarri. Fatevi sentire anche voi in tutti i social del Milan, Facebook, Instagram, X, per scrivere al Milan dovete portare Sarri. Non avete voluto portarci Antonio Conte, ci avete messo in questa situazione, ora vogliamo Maurizio Sarri, Antonio Conte. Ho fatto 5 mesi a parlare di Antonio Conte, adesso me lo devo vedere al Napoli, che questo qua porta a casa il quarto scudetto, vi dovreste vergognare, voi, anche voi dirigenti, Ibrahimovic, che cacchio ti regala un'altra Ferrari, ma vergognati, a noi della tua Ferrari non ce ne sbatte una mazza, a noi ci interessa solo che tu fai bene il tuo lavoro e basta, della tua ricchezza, della tua Ferrari non ce ne frega una mazza, proprio non, la mia macchina è più bella della tua Ferrari, se la vuoi sapere. Che tanto va lo stesso alla grande, funziona alla grande ed è bellissima. Della tua Ferrari, no? Che questo qua mette sul social la Ferrari nera che si è appena regalato al suo compleanno, che è stato cos'è oggi, ieri, quando è che è stato. Non ce ne frega una mazza, ti devi vergognare. Tu, se eri una persona perfetta, un dirigente vero, diceva Gerry Cardinale, o mi prendi Antonio Conte oppure io me ne vado dal Milan. Quello Antonio Conte te lo prendeva, ma tu proprio te ne sei fregato. Tu, vabbè, Furlani, guarda, no comment, veramente. Tu l'unica carta con cui puoi rimediare Maurizio Sarri, l'unica, che quel nonna capa santa di Berlusconi, pace all'anima sua, di Silvio Berlusconi, che ha fatto grande il Milan, ha fatto tante cose, ma l'ultimo periodo, ce lo ricordiamo tutti, un disastro, proprio quando doveva prendere Maurizio Sarri, no, io un comunista al Milan non lo voglio, ma vai anche te, va, vergogna. E Gagliani l'ha detto, uno sbaglio di Silvio Berlusconi, clamoroso. Cercate di rimediare di prendere Maurizio Sarri. Io vi mando un abbraccio, forza Milan, sempre, comunque e ovunque. Ciao, quanta pazienza.